Benvenuti e grazie di essere qui con noi. Questa serata è uno dei momenti, dei pezzi, diciamo, che assieme alle associazioni del nostro territorio abbiamo cercato di costruire in questo avvio di mandato. Ormai siamo a un anno e mezzo dalla partenza, diciamo. Quello che come obiettivo ci siamo posti come amministrazione quartiere era appunto di riuscire a dare voce a quelle che erano delle potenzialità a nostro avviso ancora non espresse in maniera totale e compiuta, e anche a cercare di creare quella sorta di rete che da tanto tempo invochiamo, nel senso che comunque è importante non solo fare le iniziative ma dare anche una sorta di continuità, se si può passare il termine, intrecciata con quello che poi una ricchezza che abbiamo sul territorio. Nadir è uno di questi tasselli che in quartiere abbiamo l'onore di ospitare, perché appunto ce l'abbiamo qui nel nostro territorio, e con Nadir sono state fatte anche altre iniziative. Loro poi sono molto attivi anche a livello cittadino, per la verità, quindi ecco, noi crediamo che questo debba essere un metodo perlomeno per quello che è il nostro obiettivo, lo abbiamo anche scritto nei programmi, per mettere appunto insieme più energie possibili. Con quale obiettivo? Sicuramente con l'obiettivo di, è richiamato anche nel testo del titolo, favorire la partecipazione rispetto anche a temi che sono difficili, sono ostici, soprattutto quello di stasera, è un tema importante perché attraversa proprio in maniera forte quello che accade all'interno delle famiglie. Nello stesso tempo trova difficoltà a esprimersi in un certo modo non contestualizzato, non ancora strutturato all'interno di percorsi che sono quelli ovviamente della salute, della sanità. Questo tipo di approccio secondo noi è un approccio che può trovare un sostegno di quella che è un'amministrazione decentrata, perché è più sensibile, diciamo, no? Riesce a cogliere, a sgranare quelle che sono le peculiarità della rete del territorio, e quindi è un momento per cominciare a conoscersi chi non avesse avuto modo, diciamo, di avere contatto con l'associazione o comunque con le iniziative che l'associazione ha svolto. E poi da qui in avanti, ovviamente sto parlando per la parte istituzionale, cercare di vedere se si possono fare non solo iniziative ma anche percorsi più articolati. Io qui stasera vedo comunque presenze di altre associazioni con cui abbiamo avuto collaborazione, questo ovviamente è significativo, quindi è già un buon momento di partenza, perché comunque ci dà modo di conoscersi ma anche di interagire in qualche modo. E quindi da questo rilanciamo, anche perché voi sapete ci sono strumenti poi formalizzati, personalizzati, come ad esempio il piano sociale di zona, che in questo quartiere ha avuto modo di svilupparsi attraverso la consulta del welfare, che per l'amministrazione sono strumenti di ascolto e, dove possibile, di messa in rete di, appunto, come dicevo prima, potenzialità. Questo noi abbiamo fatto, crediamo che ci siano le volontà non solo delle associazioni ma anche dell'amministrazione centrale per dare poi gambe a quelle che delle volte sono solo delle idee, non trovano modo di esprimersi. Un'occasione come quella di stasera può essere senz'altro un avvio su questo tema che già ha avuto una sua storia, un suo percorso, però si mette, diciamo così, un ulteriore punto di riflessione, perché comunque sulla diciamo così, competenza dell'istituzione non è chiusa la vicenda del tavolo del welfare, anzi noi dovremmo continuare a misurarci e confrontarci con questo, e quindi questo contributo sicuramente significativo. Io direi che per
quanto ci riguarda, questo era l'intento con cui abbiamo voluto e gradito partecipare, e ovviamente da qui c'è lo stimolo pure per quello che verrà dopo. Questo è diciamo il nostro punto di vista. Nel seminario noi proveremo un pochino a spiegare cos'è la nostra associazione, ma soprattutto le tematiche più importanti che noi affrontiamo. Abbiamo preparato questo seminario sotto forma di slide, di PowerPoint, quindi anche per poter essere insomma, un pochino più chiaro per voi, quindi poter leggere assieme a noi quello che piano piano andremo a spiegare. E cercheremo di essere il più chiari possibili e per lasciare poi dopo, alla fine della presentazione, uno spazio per un eventuale dibattito se insomma per qualsiasi cosa, insomma per alcuni chiarimenti, per alcuni approfondimenti o per eventuali curiosità. Volevo presentare la dottoressa Barbieri, qui a fianco a me, Luisa Barbieri, che è stata la fondatrice dell'associazione Dandir e nonché è il nostro responsabile delle attività scientifiche. Poi c'è la dottoressa Paola Calzolari, il nostro medico psichiatra, e io Carlo Trecarichi, sono lo psicologo dell'associazione. E a questo punto lascerei subito la parola alla dottoressa Barbieri che inizia a presentare questo nostro progetto e poi man mano che andremo avanti piano piano ci alterneremo noi per cercare di rendere insomma, più completo questa presentazione e soprattutto ognuno di noi nelle proprie aree insomma, di intervento. Cos'è la DIR? È la nuova associazione di disturbi di relazione, si occupa di disturbi di relazione, è un'associazione medica è destinata a contrastare il disagio e le difficoltà di inserimento e di integrazione nel contesto sociale. Il nostro programma ha la caratteristica di essere un programma socio-sanitario e abilitativo e appunto è destinato a quelle persone che esprimono il disagio del rapportarsi al contesto sociale, esprimendo questo malessere attraverso una serie di difficoltà che si possono esprimere anche a livello psicofisico e soprattutto a livello psicofisico, di solito arrivano per questo problema. Le problematiche dal punto di vista psicopatologico che noi trattiamo partono dai disturbi del comportamento alimentare, dipendenze in genere dal cibo, da atteggiamenti autolesivi, dall'abuso di alcol, disturbi depressivi in genere, prevalentemente di tipo reattivo, disturbi d'ansia, disturbi affettivi, attacchi di panico, disturbi della sfera sessuale, difficoltà comunicative ed integrazione interculturale. La Nadir si fa portavoce delle esigenze dei singoli e dei gruppi e quindi allarga il panorama informativo per due scopi, allo scopo di rendere partecipi e dopo capirete nel contesto della chiacchierata perché è tanto importante la partecipazione e l'informazione nell'ambito del programma terapeutico e passare conoscenze. Conoscenze che sono destinate a responsabilizzare il singolo e il gruppo nell'atto di acquisire la libertà di essere e di esprimere se stesso, cosa difficilissima nel nostro contesto sociale, credo che possa essere condivisibile. L'espressione di sé è chiaramente nell'ambito del rispetto di se stesso e nel rispetto dell'altro, dando la possibilità quindi di avviare un processo di integrazione che possa essere adeguato e soddisfacente al contesto sociale di cui sono parte, gioco forza. Chi sono gli usufruitori del servizio di Nadir? Tutta la cittadinanza sensibile alla creazione di un contesto sociale adeguato alle esigenze dell'uomo, cosa che mi permetto di dire che in questo momento forse non è proprio il contesto sociale nel quale noi stessi viviamo, insomma. Comunque, in particolar modo, coloro che percepiscono il disagio che deriva dall'interazione col contesto sociale di appartenenza e verso il quale sono orientati, vedi il discorso dell'integrazione interculturale, che per noi è molto importante, sia nell'ambito di quello che è il programma della nostra associazione medica, sia per quanto riguarda l'interazione e il vantaggio, il benessere che l'integrazione stessa interculturale può dare ai nostri stessi pazienti. Il malessere è espresso o mascherato da sindromi più o meno gravi dal punto di vista clinico, però sindromi che agiscono da freno nella proposizione sociale
che possa essere adeguato e soddisfacente nell'ambito delle relazioni affettive, per esempio, delle relazioni professionali, delle relazioni sociali in genere, che sono quindi risultano essere distoniche all'obiettivo originale, la richiesta del sociale stesso. Parlando più espressamente di disturbi del comportamento alimentare, perché è da lì che siamo partiti, noi in particolare io insomma ormai 18 anni fa ho iniziato ad occuparmi di disturbi del comportamento alimentare in ambito ospedaliero, è sempre stata una mia grande passione, in particolare l'anoressia e la bulimia, e siamo stati, lo devo dire, lo dico anche con orgoglio, il primo gruppo che ha proposto l'approccio multidisciplinare al disturbo del comportamento alimentare, soprattutto in ambiente pubblico. Dopo varie sperimentazioni siamo giunti a portare il programma nell'ambito del contenitore associativo, perché abbiamo visto che il contenitore associativo in questi 5 anni di attività, questo insomma ci ha rinforzato in questo senso, abbiamo visto essere il contenitore più adeguato per trattare questa sintomatologia, questa sindrome più che malattia, ci psicologi e pazienti associati per affrontare il disagio relazionale. Sottolineo questo fatto perché nell'ambito di quello che è il staff operativo non vi sono soltanto i medici e gli psicologi, ma vi sono anche i pazienti che dopo aver fatto un certo tipo di percorso entrano in quello che è lo staff operativo e si caricano di quella responsabilità o comunque si caricano di tutta una serie di competenze atte poi ad aiutare altri individui. Gli obiettivi del nostro progetto è appunto quello di proporre un approccio multidisciplinare ai DCA che noi abbiamo inquadrato nel corso di questi 18 anni nell'ambito dei disturbi di relazione. Disturbi di relazione perché c'è un'alterata relazione non soltanto con il cibo, ma anche con gli altri, con il contesto sociale, con le situazioni. Vedrete dopo che vi è proprio questa tendenza e questa spinta verso l'isolamento dell'individuo che sente, che percepisce questo disagio, che poi esprime attraverso una serie di sintomi. Che cosa permette il contenitore associativo? Il vissuto di partecipazione attiva, e questo credo che sia abbastanza chiaro, nell'ambito di un'associazione per forza si deve essere comunque partecipi, perché comunque ci si sente caricati di responsabilità, si fa parte comunque di un gruppo. La responsabilizzazione del paziente stesso, perché comunque come individuo all'interno del contenitore associativo si assume la responsabilità di fare parte di un gruppo, di portare avanti una serie di iniziative che poi dopo vedremo, comunque una serie di iniziative che poi il più delle volte hanno un ritorno, un feedback assolutamente favorevole. L'allenamento alla vita e le dinamiche del gruppo, perché all'interno di un contenitore come quello associativo, che è poi una comunità aperta, noi preferiamo chiamarla comunità aperta, esiste il gruppo e quindi è un gruppo però che può agire ed interagire in un contenitore supervisionato, quindi in un contenitore, come diciamo noi, protetto, per prepararsi poi a quella che è la vita nell'ambito del contesto sociale. Imparare a riconoscere ed esprimere le emozioni, sempre in un ambiente protetto. Uno dei grossi problemi dei nostri pazienti è quello di riconoscere, decodificare il proprio apparato emotivo, quindi c'è un pochettino la tendenza a, o a rimuoverle o a negarle, oppure c'è l'incapacità a riconoscerle per quelle che sono, le emozioni, non sono in grado di dare loro un nome, quindi un significato. Provando un pochettino ad esprimere in un contenitore protetto, poi pian pianino ci si allena e si impara ad esprimere, soprattutto a riconoscere e poi ad esprimere. L'ampliamento della visuale del singolo, il passaggio di cognizioni e di abilità, e dopo capirete quanto è importante questo passaggio di cognizioni e di abilità nell'ambito del nostro programma, e la possibilità di agire sul territorio, prevenzione e cura. Come diceva il Presidente Naldi prima, anche noi siamo dei fautori del lavoro in rete, per noi è fondamentale lavorare in rete, perché questo opportunisticamente per i nostri pazienti è utilissimo, perché la possibilità di interscambiarsi con altre realtà associative che si occupano di tutt'altro, ma che comunque si lavorano nell'ambito del sociale, portano avanti dei discorsi che comunque hanno una valenza e uno spessore di una certa entità,
ci permette di raggiungerli molto più facilmente se si lavora in rete. E poi, insomma, credo che per tutti sia un dato di fatto che il lavorare in rete dà forza ad ogni singolo apparato, quindi si ottengono molti più risultati. Il rapporto con il mondo esterno aiuta a prendere coscienza dell'altro, ad allargare il vissuto partecipativo, a sentirsi parte di un motore teso verso l'esterno, a raccogliere dei feedback positivi derivanti anche solo da sentirsi partecipi, a riempire il proprio mondo interno in termini costruttivi e proiettivi verso l'esterno. E non ultimo, ma sarebbe da mettere al primo posto, allontanamento dal vissuto narcisistico di sofferenza caratterizzato dal pensiero ossessivo che quasi sempre è incentrato sul ciclo e sul corpo. Ecco, l'evoluzione del nostro percorso, come dicevo prima, parte dall'ambiente ospedaliero nell'87 ufficialmente, anche se il lavoro è iniziato nell'84, mi è stato riconosciuto ufficialmente nell'87 in divisione di endocrinologia all'ospedale maggiore. Ai tempi il mio primario era il professor Zampa, e ci diede la possibilità di sperimentare l'approccio multidisciplinare in quel contenitore. E ottenendo dei buoni risultati, però c'era un problema che era quello del lavorare con questa tipologia di pazienti in un ambiente come l'ospedale, in un ambiente quindi asettico, e dove comunque c'era il limite, per esempio, degli spazi, del dispiego di forze, di operatori, perché comunque, poi lo vedrete anche dopo, per seguire questa tipologia di pazienti occorre uno staff operativo molto grosso, quindi diventa un lavoro molto costoso, occorre molto tempo ed occorrono degli spazi molto ampi, che ovviamente un ospedale non può dare, ma per ovvi motivi. Quindi diventa un progetto costosissimo per la struttura pubblica. Inoltre non è considerata ancora una malattia sociale, il disturbo, in particolare parliamo del disturbo del comportamento alimentare, non è ancora considerata malattia sociale, purtroppo speriamo che prima o poi venga riconosciuta come malattia sociale perché ne ha tutte le caratteristiche. E siamo passati dall'ambiente ospedaliere, abbiamo provato attraverso gli ambulatori privati, ecco, qua c'era il problema del denaro, no? Il denaro agisce da deterrente, la medicina non è un bene di lusso, noi crediamo fermamente che la medicina debba essere alla portata di tutti, una buona medicina debba essere alla portata di tutti, quindi noi ci stiamo adoperando affinché una buona medicina, nei limiti chiaramente delle nostre capacità secondo scienza e coscienza, possa arrivare a tutti. Quindi anche l'ambiente che in qualche modo abbiamo predisposto per i nostri pazienti o comunque per i nostri utenti, perché non tutti sono pazienti, ci sono anche degli usufruitori che non esprimono alcun tipo di sintomatologia, però possono godere di un'ambientazione, di una serie di servizi che possono in qualche modo essere considerati privilegiati, comunque di buona qualità, perché trovo che sia giusto dare a tutti la buona qualità. Quindi gli ambulatori privati abbiamo resistito non tantissimo, per la verità, anche perché insomma è un po' contrario a quello che è il nostro modo di proporci come medici. Quindi siamo arrivati all'associazionismo medico con delle difficoltà enormi, perché come diceva il Presidente il programma è estremamente difficile da comprendere e forse io mi assumo anche la responsabilità da spiegare, perché non è così facile riuscire a far capire il perché dei medici e degli psicologi si siano radunati in associazione lavorando tanto e guadagnando poco. Questa è una cosa che insomma sembra impossibile da capire, ma perché non avete aperto un po' gli ambulatori. E purtroppo tutti questi pazienti in effetti dove vanno ad affluire? Vanno ad affluire nei centri privati che sono costosissimi, senza nulla togliere, non voglio demonizzare nessuno, sono delle scelte e va benissimo così. Però secondo noi sarebbe giusto che tutti quanti avessero la possibilità di curarsi in maniera adeguata indipendentemente da quello che è il fattore economico. Questo è un pochettino nella nostra concezione di proporre la nostra professione. La sperimentazione dell'ambiente associativo, che appunto è un ambiente contenitore accogliente, proposto in termini di comunità aperta, più che di apparato clinico, chiaro che vengono mantenuti fermi quelli che sono i supporti di tipo clinico, cioè voglio dire, nel mio studio è ovvio che c'è la bilancia, c'è il lettino, io uso il fonendo, insomma, prima di tutto siamo dei medici,
però abbiamo cercato di, se volete visitare la nostra associazione, di proporli in una maniera un pochettino soft, quindi l'ambiente è il meno asettico possibile, abbiamo cercato di proporla in maniera meno asettica possibile, proprio perché abbiamo visto che il ritorno risulta essere maggiormente favorevole. La possibilità di contenere i costi di gestione, come dicevamo prima, in quanto le azioni di volontariato possono appunto sostenere l'enorme dispiego di forze operative all'interno del contenitore associativo. E i supporti economici derivanti dalle donazioni dei privati e degli enti. Uno dei nostri obiettivi sarebbe proprio quello di arrivare a sostenere le attività dell'associazione, che adesso ovviamente sono tutte sulle nostre spalle, attraverso le donazioni soprattutto di privati. Gli enti sappiamo tutti benissimo che soprattutto in questa fase storica non hanno denaro da spendere, perché inutile che entriamo in... forse meglio di me il Presidente ce lo può spiegare, comunque insomma, gli enti non possiamo fare il conto, però sui privati sì, perché noi siamo una onlus e quindi i privati, le piccole e medie aziende potrebbero destinare parte di ciò che pagano in tasse, per esempio destinandole in qualcosa che poi vedo dove vanno a finire i miei quattrini. La possibilità, sempre l'ambiente associativo, c'è la possibilità di accogliere una larga fascia di interlocutori. Questo può agire sia da trattamento ma soprattutto da prevenzione, perché queste sindromi si possono prevenire se si conoscono. Quindi agendo sul territorio, ecco, una delle possibilità che noi intravediamo è l'apertura dello sportello di ascolto presso i quartieri. I quartieri sono, come diceva prima il Presidente, sono in effetti il primo punto di riferimento del cittadino, perché il cittadino dove va? Va in quartiere, non è che prima va in comune, prima va in quartiere, correggimi se sbaglio, Vincenzo. Quindi è il primo punto di riferimento. Allora, se in quartiere vi è uno sportello di ascolto con dei professionisti che siano in grado di selezionare o di dare delle indicazioni, a volte è sufficiente dare una piccola indicazione. Magari l'opera di prevenzione, quindi il sovraccarico di patologie, magari si riduce, anzi sicuramente si riduce. E poi, come dicevo prima, la possibilità di interagire con gli altri apparati associativi operanti sul territorio, questo è fondamentale. Chi sono i volontari che possono operare all'interno di Nadir? Ovviamente gli operatori tecnici, quali i medici, gli psicologi, gli educatori, che offrono la loro professionalità nel contenitore associativo, rendendolo quello strumento privilegiato ed esclusivo di un'organizzazione di volontariato quale Nadir. Supervisionano tutti noi supervisioniamo costantemente le dinamiche che sostengono l'operato agente nel contenitore e supportano attraverso l'utilizzo delle loro competenze cliniche il percorso integrativo di cui gli utenti necessitano. Ne parleremo dopo del setting allargato, però uno dei nostri impegni più gravosi è proprio quello di controllare costantemente, dal momento in cui si apre, si tira sulla sala cinese, dal momento in cui si chiude, tutto ciò che accade all'interno dell'associazione, perché purtroppo, sì, ed è normale che accada così, si sviluppano delle dinamiche che possono essere devianti e nella nostra esperienza in questi 5 anni l'abbiamo visto, si sviluppano delle dinamiche che possono portare delle gravi conseguenze, quindi bisogna stare molto attenti, come deve essere molto compatto il gruppo degli operatori tecnici. Cittadini di buona volontà, motivati e sensibili alle problematiche di cui Nadir si fa carico, chiaramente si fa un minimo di formazione alle persone che decidono di prestare la loro opera di volontariato, li si informa costantemente in maniera tale che siano pronti ad affrontare le problematiche che poi incontreranno quotidianamente. I portatori di disagio, ecco, quando parliamo di portatori di disagio allontaniamo per un momento il discorso malattia, perché il disagio può essere anche soltanto quello del migrante che si trova a disagio in questo contesto sociale perché non si sente accettato, perché si sente a latere del contesto sociale, quindi comunque esprime un disagio e a volte molto forte. Quindi i portatori di disagio, chiaramente viene fatta una valutazione medico-psicologica, questo è ovvio, e si possono poi inserire nel programma integrativo del contenitore. L'associazione diviene uno strumento funzionale per il reinserimento, agendo da potente strumento di interazione critica con l'ente sociale, una palestra relazionale. I pazienti che dopo un percorso terapeutico che può essere
individuale e di gruppo e o di gruppo si avviano verso la sperimentazione relazionale nel contesto associativo, quale primo step per una sana proposizione nel sociale. In questo caso l'associazione viene ad essere sempre quello strumento privilegiato ed esclusivo per l'adeguato reinserimento. Il volontariato assume un triplice scopo: quello terapeutico, a completamento del ciclo terapeutico individuale o di gruppo, di collaborazione effettiva a feedback positivo, ossia nel momento in cui si presta la propria opera e ci si rende conto di fare del bene, insomma, no? Di fare delle cose che portano benessere a qualche donato, è inevitabile poi ricevere un ritorno assolutamente favorevole, rinforzante, innalza la propria autostima e ci si sente bene, indipendentemente dal fatto che prima ci sia dei portatori di disagio. Assunzione di competenze per futuri operatori: noi stiamo vedendo che stanno arrivando degli specializzandi che interessati al programma appunto cercano di imparare delle cose e lavorando lì a fianco a noi in effetti abbiamo visto ottenere anche dei buoni risultati. Abbiamo anche chi sta facendo delle tesi di laurea sulla nostra associazione, di questo andiamo molto orgogliosi. I disturbi del comportamento alimentare rappresentano un'espressione sintomatologica, non sono una malattia. Io questo lo sottolineo e lo ripeto ad alta voce: sono una sindrome, un'espressione sintomatologica. Non si può curare l'anoressia, la bulimia, l'obesità solo ed esclusivamente come se fossero una malattia. Sono espressioni di sintomi. Quindi un'espressione sintomatologica che deriva da un disagio che può essere conseguente a una spina irritativa, dal cambiamento, al lutto, alla separazione, e chiaramente che agisce su un terreno favorevole, un terreno predisposto. La struttura di personalità che sottende l'espressione sintomatologica può andare da quella nevrotica al disturbo di personalità, sino a deportare nella struttura francamente psicotica. La sintomatologia anoressica e bulimica, nella maggior parte dei casi, secondo il DSM-4, che sono i sacri testi dei nostri psichiatri, rientra prevalentemente nell'ambito della struttura di personalità borderline e narcisista. Perché abbiamo inserito i 10 anni di disturbi di relazione? La difficile relazione intrapersonale si estende a quella interpersonale, per cui il paziente tende ad isolarsi. Quindi si chiude all'interno di un mondo psichico dove domina l'unico pensiero, che è la dipendenza dal cibo e dal corpo. L'isolamento tende, in sintonia con il disturbo di personalità sottostante, ad assumere la connotazione manipolatoria. Questo ve lo sentirete ripetere parecchie volte stasera, perché è una cosa estremamente importante, porta a delle conseguenze veramente gravose dal punto di vista relazionale. Quindi più c'è manipolazione, più c'è chiusura. La struttura predominante nella sindrome anoressica e bulimica, essendo la struttura narcisistica dominata da un falso sé, dopo l'autoressa carcerale ve lo spiegherà molto meglio di me, questa storia del falso sé, della struttura narcisistica, risulta essere facilmente comunque condizionabile. Quindi dal contesto sociale, dalle richieste o dalle aspettative da parte di chi viene riconosciuto come modello, l'espressione del falso sé condizionato assume delle caratteristiche francamente manipolatorie, in quanto per aderire al modello precostituito ha bisogno di controllare e dominare l'ambiente, le persone e le circostanze. E da qui comincerete a capire quanto è importante ciò che vi verrà poi detto dopo, della salute e informazione, salute e partecipazione, che era il titolo del nostro seminario. Più si informa, più si passa a conoscenza e più è facile uscire dal circolo del condizionamento mediatico, quindi del condizionamento. Aspetta di cercare di spiegarvi che cos'è la personalità narcisistica, che non è facilissimo, però ci possiamo provare. La personalità narcisistica. Per giungere ad una definizione della personalità narcisistica è necessario dare una definizione schematica dello sviluppo psicosessuale del bambino secondo la versione di Freud. In seguito cercheremo di vedere assieme il significato della parola narcisismo, che adesso è usatissima in ogni tipo di contesto. Questo prova un pochino, questa schermata prova un po' a riassumere in modo molto semplice l'ipotesi freudiana. Secondo Freud, lo sviluppo psicosessuale del bambino si distingue inizialmente in due fasi, le più importanti: la fase orale, dalla nascita a un anno di età, e la fase anale,
da un anno a due anni circa. Segue la fase genitale edipica intorno ai tre anni. Le fasi successive, quelle della quiescenza o latenza, dell'adolescenza e della fase adulta, sono poi meno importanti per la definizione dei sintomi veri e propri. Tutto si tende a giocare nei primissimi anni di vita, all'incirca tra 0 e 3-4 anni. Partiamo quindi con lo stadio orale. Lo stadio orale è caratterizzato dall'atto di succhiare il seno. Il bambino, dalla nascita ad un anno, non è ancora, qui c'è un'immagine che lo rende chiaramente, il bambino dalla nascita a un anno non è ancora in possesso di una motricità propria, non può quindi soddisfare nessun desiderio da solo, a partire da quello di procurarsi il cibo. Quando si fanno vivi gli stimoli della fame, il bambino allucina un seno materno che lo allatta, ma senza la sollecitudine materna che gli porge realmente il seno oppure il biberon, il bambino morirebbe di fame. Da un lato, quindi, siamo in presenza di un bambino che si sente capace di tutto, onnipotente. Un po' come se il bambino pensasse, il seno che mi allatta compare quando lo voglio io. Dall'altro lato, un'impossibilità evidente di questo, perché non è così che vanno le cose, naturalmente. Se la madre non arriva con il biberon o con il seno, non succede niente. Da questa oscillazione tra un atteggiamento onnipotente e il suo opposto, un atteggiamento frustrato, trarrà origine la sua futura personalità. Proviamo adesso a introdurre il concetto di narcisismo, e l'immagine è una di quelle più note forse. Questa è la riproduzione di un dipinto di Caravaggio. Narciso è una figura del mito greco, un fanciullo bellissimo che si innamorò della propria immagine riflessa in uno specchio d'acqua. Amandola tanto, cercò di raggiungerla e così facendo cadde in acqua annegando. Noi abbiamo imparato ad usare la parola narcisismo, la schermata successiva, per indicare un amore per il proprio sé portato agli estremi. Per intenderci, è la nostra immagine allo specchio l'oggetto del nostro amore più grande. Il bambino molto piccolo è portatore di una forte carica narcisistica. In lui l'onnipotenza è ancora forte. È il proprio sé vissuto come onnipotente, il principale oggetto d'amore. Solo in seguito, attraverso i successivi stadi della crescita, abbiamo visto prima nella schermata iniziale, la fase anale, la fase edipica, l'adolescenza, l'individuo potrà imparare a trovare fuori di sé i principali oggetti d'amore, spostando così da se stesso agli altri la propria attenzione. Il modello di tutte le future relazioni è rintracciabile nel rapporto madre-bambino. Abbiamo visto come all'inizio il bambino si ritenga onnipotente, tanto da reputarsi in grado di fare apparire da solo il seno che lo allatta. Solo in seguito, traendo profitto dall'esperienza, il piccolo imparerà che invece la madre è ad andare da lui per allattarlo e diverrà pertanto la madre l'oggetto d'amore perché fonte di calore, di cibo e di benessere. Vi sono individui che per cause diverse trovano difficoltà a percorrere questo cammino e non si distaccano facilmente dal grande narcisismo originario. Per loro, anche da adulti, gli altri non saranno mai veramente importanti. Al centro del proprio mondo si avrà sempre e solamente il proprio sé. È un po' come se, anche crescendo, queste persone non avessero mai rinunciato del tutto a credere che quel seno, quel biberon, apparivano solo perché loro lo volevano. Questo ha come conseguenza una difficoltà enorme ad avere e mantenere rapporti relazionali veri con tutti gli altri, a dare e ricevere affetto e amore ed a sentirsi gratificati in modo adeguato. Frequentemente avviene che questi bambini, diventati adulti, affetti da un narcisismo che definiamo patologico, provino amore non per altri individui reali, ma per ciò che il proprio narcisismo riconosce in loro dissimile. Mentre nella prima infanzia e nell'adolescenza viene considerato normale, quindi fisiologico, conservare un'alta quota di narcisismo, nella successiva vita adulta tale aspetto dovrebbe ridursi per permettere lo sviluppo di una personalità sana. Cosa intendiamo noi quindi con la parola di narcisismo patologico e come si presenta la personalità narcisistica adulta? È caratterizzata da un insieme di aspetti contraddittori. Da un lato, tali persone hanno un concetto molto elevato di sé.
dall'altro provano un bisogno sproporzionato di riconoscimento da parte degli altri. Queste persone invidiano gli altri, tendono a idealizzare alcune persone dalle quali si aspettano riconoscimenti e gratificazioni, mentre svalutano e disprezzano gli individui da cui non si attendono nulla. Al fondo di questo duplice atteggiamento verso gli altri, cioè di timore e ammirazione da un lato e di svalutazione dall'altro, vi è l'immagine di un sé estremamente forte e sicuro, ma in realtà vuoto, perché affamato, non nutrito a sufficienza, pertanto assalito da una collera enorme e impotente per la frustrazione che subisce, proprio come un bambino molto piccolo che piange perché non viene sfamato al momento giusto. Un'esperienza soggettiva riferita spesso da queste persone è la sensazione di vuoto. Tale vuoto indica sia la difficoltà ad essere in un buon rapporto con se stessi, con la propria capacità a fare cose buone, sia con gli altri. La personalità narcisista non sta bene con se stessa e non sta bene con gli altri, non ama se stesso e non ama neppure gli altri. Proviamo ora a tracciare un quadro un po' più ampio, passando dall'individuo alla società. Possiamo immaginare che la personalità narcisistica sia sempre esistita, ma in percentuali diverse a seconda delle epoche storiche e dei luoghi. Nel nostro attuale momento storico, in cui assistiamo a confronti tra culture diverse e da cambiamenti di vita anche molto rapidi, un fatto ha sicuramente colpito l'attenzione degli studiosi. La personalità narcisistica appare in costante e progressivo aumento a partire dagli anni 70, all'interno prima della società statunitense, dalla quale sono partiti gli studi, e poi di tutta quella europea. Per intenderci, nel mondo occidentale oggi, e se dobbiamo credere al modello della globalizzazione in tutto il mondo del futuro, questa personalità potrebbe avviarsi ad essere la più diffusa. Secondo diversi studiosi di sociologia, verso la fine degli anni 70, a partire dagli Stati Uniti, vi è stata una vera e propria corsa al ripudio del decennio precedente, i mitici anni 60, caratterizzati invece dall'impegno politico e civile, a favore di un ritiro dal sociale nel privato. I protagonisti di questo cambiamento sono state personalità con molti punti in comune, tutti caratterizzati dall'essere incentrati su di sé, poco propensi alle relazioni vere con gli altri, molto legate invece all'apparire. Persone per le quali l'apparire è diventato uno stile di vita e che provano di contro forti sensazioni di vuoto interiore. Questo del vuoto è forse la cosa più importante. Tale vuoto, che a volte si fa sentire anche a livello fisico, oltre che come sensazione psichica, chiede di essere riempito. Può essere riempito ad esempio con molto cibo, oppure con tutta l'oggettistica di consumo che si trova oggi facilmente nei nostri mercati. Questi individui sono spesso invidiosi, tratto legato a forti desideri orali che restano insoddisfatti. Altra caratteristica che li contraddistingue è una tendenza alla seduzione calcolata e alla manipolazione dell'altro, quello che diceva prima la dottoressa Barbieri, cioè la tendenza alla manipolazione è fondamentale. Provano tutti un forte distacco dalle proprie emozioni, positive o negative che siano. Spesso non sono nemmeno in grado di riconoscerle come tali. La stessa sessualità è vissuta a livello di conquista da esibire. Ma una volta esauritasi la fase della conquista, il seguito non esiste. Tutte queste personalità hanno un vero e proprio terrore della vecchiaia, più ancora che della morte, e paura nell'assumersi delle responsabilità, anche se possono ostentare esteriormente una grandissima sicurezza. In pratica possiamo riassumere tutto questo così. L'odierna personalità narcisistica, per stornare la collera, l'invidia e la paura di non essere all'altezza, si culla costantemente in fantasia di bellezza, ricchezza e onnipotenza. Questi fantasmi diventano il nucleo di una concezione del sé grandiosa, apparentemente capace di tutto. Ne consegue che facilmente, quando subentra uno scontro grave con la realtà, questi individui vadano letteralmente in pezzi. È difficile evitare gli scontri gravi con la realtà, soprattutto quando il tempo passa. Proprio questo avviene nella seconda metà della vita, quando insorge il fantasma della vecchiaia o nel corso della vita stessa si presentano i lutti, le separazioni, degli eventi importanti. Di contro, la personalità narcisistica possiede alcune caratteristiche che le permettono, nella nostra odierna società tardo-capitalistica,
di raggiungere anche buone posizioni sociali. Queste caratteristiche sono, come avevamo anche detto prima, una notevole abilità nella manipolazione delle relazioni interpersonali, la mancanza di profondi legami di solidarietà, questo sia a livello personale sia a livello lavorativo, che bene si sposano con le richieste di mobilità e di flessibilità che ci stanno giungendo da tutte le parti, non solamente dal mondo del lavoro. Vediamo adesso come si può formare una personalità narcisistica all'interno di un nucleo familiare. Quello prima era un piccolissimo excursus di tipo storico-sociologico e adesso diamo un'occhiata alla famiglia, che verrà poi invece ampliata e spiegata molto meglio dal nostro psicologo. Nel mondo occidentale, da svariati anni, è tramontato il modello di famiglia patriarcale, legato alla vecchia società agricola, sostituito da un nuovo modello di famiglia, legato invece alla moderna società industriale. La vecchia famiglia ruotava attorno al concetto di autorità ed era spesso anche il nucleo lavorativo dove avveniva la maggior parte dei processi produttivi insegnati dal padre e dalla madre. Pensiamo ancora alle famiglie contadine, come forse abbiamo conosciuto nelle figure dei nostri nonni, oppure alle attività artigianali, tutte a conduzione familiare, che in Emilia-Romagna sono rimaste fino a pochissimo tempo fa. Quando il sistema industriale monopolizzò la produzione, il lavoro si allontanò dalle case per andare nelle fabbriche e negli uffici. Alla famiglia rimase solo da ricoprire un ruolo puramente affettivo. Un ruolo importante sicuramente, ma un ruolo puramente affettivo non è sufficiente per assicurare ai figli un processo di identificazione psicologica coi genitori sufficiente, soddisfacente. Un po' per volte è caduto il concetto di autorità, legato soprattutto alla figura maschile, e si è fatto strada un nuovo modello di genitore, il genitore, tra virgolette lo dico, genitore moderno e permissivo, che si comporta più come un fratello maggiore, nella speranza di conquistarsi la simpatia e la complicità dei figli. Questi genitori nuovi sono terrorizzati all'idea di non essere all'altezza del compito, ovvero di non essere un padre e una madre perfetti. E per alleviare i propri sensi di colpa, dovuti anche probabilmente al poco tempo che possono passare coi figli, li riempiono letteralmente di cose, cioè di regali, di divertimenti, di giochi, anche per sanare un po' la loro mancanza come persone. Questo sarebbe un po' come dare a un bambino affamato di cibo, desideroso di un abbraccio, un giocattolo. Noi sappiamo che non è la stessa cosa. Possiamo immaginare questo bambino che, non ricevendo ciò di cui ha bisogno, resterà affamato e, sentendosi vuoto, andrà verso una grande collera. Successivamente, il bambino mescolerà le proprie fantasie di onnipotenza infantile con le cure molteplici, disorientate, disorientanti e anche intermittenti, offerte a volte da una madre che è comunque sempre ansiosa, emotivamente confusa e comunque timorosa di non essere capace. Il risultato sarà una confusione ancora più grande tra ciò che può fare il bambino da solo e ciò che invece fa la madre per lui. Questa confusione genererà nel bambino la convinzione di poter fare tutto da solo. In tal modo vengono poste le basi per quella percezione di un sé grandioso che può essere alla base della futura personalità narcisistica. Ovviamente è chiaro che non è obbligatorio questo passaggio, può essere lo spunto da cui prende il via una futura personalità narcisistica. In aggiunta, noi abbiamo notato che il ruolo paterno disinvestito di autorità tende un po' a ricalcare il ruolo materno, e sull'onda di un film che ha avuto un grandissimo successo, sia tra i bambini sia tra gli adulti, è quello che oggi viene definito il mammo, cioè un uomo che non sa effettivamente più bene che cosa deve fare dal punto di vista paterno e quindi prova ad imitare la mamma del bambino. È una cosa sulla quale di solito si trova più d'accordo, insomma tutti sanno grosso modo cosa dovrebbe fare la mamma, cosa dovrebbe fare il padre, sembra non saperlo più nessuno. A me ha toccato un po' la parte, diciamo, quella relazionale, quella della famiglia, quella un po' che compete un po' a me anche che, come ruolo. Infatti, come possiamo vedere, abbiamo dato un titolo, cioè un approccio multidisciplinare integrato ad un contesto familiare sofferente, nel senso che non prendiamo soltanto in considerazione la persona che si presenta a noi portatrice di un sintomo, ma bensì di tutto un nucleo familiare sofferente che sta alle spalle, perché spesso quando una persona
si fa portavoce di un sintomo, di una malattia, in questo caso specifico noi stiamo parlando di anoressia, bulimia, nel caso specifico, spesso dietro c'è tutta una famiglia che soffre, è come voler dire che quando si presenta questa ferita all'interno della famiglia, tutta la famiglia ne soffre e in qualche modo tutta la famiglia ha bisogno di trovare qualcuno, qualcosa per potersi in qualche modo confrontare e alleviare anche questa sofferenza. Adesso andrò a presentare un pochino una definizione di famiglia che per me rappresenta molto bene quello che andremo poi a spiegare un pochino meglio, quello che in parte la dottoressa Barbieri e la dottoressa Calzolari hanno un po' preannunciato. E questa è una definizione di Onnis di famiglia, che la riprendiamo, insomma, la famiglia è per ognuno un contesto primario di apprendimento e di esperienza, terreno dove si sviluppano o dove falliscono sia i movimenti di individuazione e di differenziazione, sia i processi di acquisizione dell'identità connessi comunque a tali movimenti. Nella famiglia dunque possono più facilmente instaurarsi quelle difficoltà relazionali, che dicevamo prima, quelle influenze emozionali, di cui ha appena parlato la dottoressa Calzolari, che liberano circolarmente il paziente ed il suo sintomo a tutto il sistema familiare. Per quanto concerne i modelli interattivi all'interno delle famiglie, ossia tutti i processi che avvengono all'interno delle famiglie, di queste famiglie in particolar modo, ci sono state fatte tante ricerche, in particolare gli studi fatti da Minuccini e da Onnis hanno messo in evidenza quattro aspetti relazionali tipici che anche noi vediamo molto frequentemente nelle famiglie che si rivolgono a noi. E queste caratteristiche insomma, predominanti delle famiglie sono l'invischiamento, l'iperprotettività, l'evitamento del conflitto e la rigidità, che adesso andiamo a vedere un pochino meglio. L'invischiamento consiste nella tendenza di ciascun membro di queste famiglie a manifestare intrusioni nei pensieri, nei sentimenti, nelle azioni e nelle comunicazioni degli altri. È un po' come se ognuno si facesse gli affari dell'altro, no? Senza tenendo più distinti i ruoli e i compiti. Infatti i confini tra le generazioni, come prima ha accennato la dottoressa Calzolari, i confini tra le generazioni e tra gli individui sono molto labili, con una conseguente confusione appunto di funzioni e di ruoli. L'autonomia e gli spazi personali diventano praticamente inesistenti, nel senso che tutti sanno tutto di tutti e in un modo un po' confusivo, dove viene a mancare un ruolo, diciamo, predeterminato delle persone. L'iperprotettività, ossia si rivela nell'alto grado di preoccupazione, di sollecitudine, di interesse reciproco manifestato da tutti i membri della famiglia. Atteggiamenti di tipo protettivo sono costantemente sollecitati ed offerti, in particolare quando il paziente mette in atto un comportamento sintomatico. È tutta la famiglia che in qualche modo si mobilita per curarlo e per proteggerlo. Così facendo, spesso la famiglia nasconde altri conflitti familiari a monte. Nel senso che è un po' come dire, c'è una persona che all'interno di una famiglia, in qualche modo si ammala. Una famiglia a volte, dico a volte, perché non è sempre così. Questo statisticamente, diciamo, questa è statistica, questo non vuol dire che è sempre così, però spesso è così. All'interno di questa famiglia una persona si ammala e quindi cosa succede? Succede che grazie a questa persona tutta l'intera famiglia ha la possibilità di concentrarsi su questa persona, su questa sofferenza, potendo lasciare in disparte tutte le altre problematiche che magari stanno a monte, magari conflitti familiari molto importanti che durano tanto tempo, grazie alla nascita di questa patologia, questi conflitti vengono messi in disparte, vengono accantonati e questa famiglia diventa iperprotettiva verso questa persona portatrice di questa malattia.
portatrice di questa malattia che in qualche modo riesce a mascherare dei conflitti più nascosti, più profondi, in qualche modo diventa funzionale la famiglia stessa. Infatti, parlando proprio di conflitti, no? Qui vediamo l'evitamento del conflitto, ossia quello che stavo un po' dicendo, si manifesta attraverso la cooperazione di tutti i membri della famiglia nel mettere in atto una serie di meccanismi di evitamento a nascondere il disaccordo, in modo che rimanga latente e non esploda mai apertamente, e questo grazie alla patologia della persona che in qualche modo se ne fa carico, solitamente la più sensibile. Ogni qualvolta la tensione della famiglia sale e diviene minacciosa, qualcuno dei membri, e spesso il paziente, interviene richiamando su di sé l'attenzione e la preoccupazione degli altri con i sintomi. La rigidità è un'altra caratteristica, una delle più tipiche che vediamo ogni giorno, ossia è tipica appunto di questi sistemi un po' patologici e si manifesta come una sorta di ripetizione stereotipata degli stessi modelli di interazione, ossia si fanno sempre le stesse identiche cose, anche se non portano a dei risultati in qualche modo apprezzabili, che è come se non si riuscissero a mettere in moto altri meccanismi. Infatti in queste famiglie è espressa più specificamente una tendenza tipica a presentarsi come famiglie molto unite ed armoniose, in cui non esistono altri problemi all'infuori della malattia della paziente, del paziente. E infatti vediamo ultimamente che sta crescendo il numero di soggetti, di individui maschi rispetto a qualche anno fa, e questo anche a seguito dei ruoli che stanno cambiando in questa società, e lo vediamo spesso. E infatti la malattia del paziente designato permette proprio questo. Infatti, se qualche contrasto si manifesta tra i genitori, esso riguarda quasi sempre soltanto la gestione delle difficoltà alimentari della paziente. Che significato può avere allora il sintomo anoressico bulimico nell'ambito di queste dinamiche relazionali che così profondamente coinvolgono la paziente? Potremmo dire che esso assume la fisionomia di un'estrema protesta che la paziente attua con la manipolazione del cibo in un disperato tentativo di ritagliarsi una sfera di autonomia per farsi notare, per fare qualcosa, e di differenziazione appunto da questo sistema familiare che non sembra permettere delle differenziazioni, dei possibili sviluppi. Ma perché questa protesta rimane muta, confinata nella sfera dell'implicito, del non detto? Non ci sono le parole, è il corpo che parla. Le parole non riescono a uscire, le parole non esistono per una tale sofferenza. Queste parole vengono espresse attraverso il corpo. E infatti non è che nella paziente non risuonino vibrazioni emozionali, ma proprio perché la paziente è costretta a conformarsi ad un linguaggio familiare. Infatti si potrebbe dire ad un linguaggio di un corpo familiare che in qualche modo censura e interdice l'esplicitazione di ogni conflittualità, quello che stavo dicendo un pochino prima. Appare allora con chiarezza tutta l'ambivalenza di questo sì. È un tentativo spesso dolente e clamoroso di introdurre dei conflitti, delle tensioni, di provocare dei conflitti in un sistema familiare che in qualche modo rigidamente cerca di impedirle in tutti i costi, un po' per mantenere l'omeostasi proprio della famiglia, questo ovviamente in modo inconsapevole e inconscio. Il sistema familiare finisce esso stesso in qualche modo per relegare le tensioni ad un problema nutrizionale, diciamo in qualche modo a relegarle a un mondo più infantile, nel senso che il cibo è la prima cosa che si prende in considerazione di un infante. Infatti la dottoressa Calzolari prima, quando parlava delle fasi psicosessuali di sviluppo del bambino, la prima fase è proprio la fase orale, cioè la fase c'è bisogno di cibo, il bambino ha bisogno di cibo e attraverso il cibo vengono veicolate tutti i sentimenti, tutte le affettività, e quindi mantenendo nell'ambito del cibo si viene a riprendere
diciamo in qualche modo, un ambito più infantile, un ambito più sicuro in alcuni sensi. Infatti potremmo dire che la crisi anoressica, drammaticamente segnata e dal rifiuto del cibo e dal negarsi come un'immagine sessuata femminile, spesso coincide con la delusione che l'adolescente prova quando più o meno consciamente avverte di essere stata strumento per la famiglia più che persona, proprio per quello che ho appena detto. Nascono anche da questi complessi legami familiari dei sentimenti di inadeguatezza, di frustrazione, di non valore, che spesso appunto caratterizzano sotto una maschera di efficienza, del sapere fare tutto, dell'essere sempre le migliori, un vissuto personale di dipendenza, un bisogno di dipendenza. Il confronto con i ruoli di genere e l'identità sessuale, che solitamente si acquisiscono durante l'adolescenza, in qualche modo vengono rinviati o in alcuni casi, nei casi più gravi, addirittura vengono impediti, e la paziente in qualche modo si rifugia nella paura di un corpo che cresce. In qualche modo potremmo dire, volendo generalizzare, ovviamente banalizzando, in una sorta di generalizzata paura di crescere. Infatti il guarire, il crescere, non comporta soltanto una crescita psicofisica del soggetto portatore dei disturbi del comportamento alimentare, ma comporta una crescita dell'intero corpo familiare, e una crescita non può avvenire senza altro. È per questo motivo che è estremamente utile poter lavorare con tutto il corpo familiare, per poter preparare la famiglia ad accettare e a capire una spinta maturativa del membro che si fa portatore di questa patologia, nel senso che spesso abbiamo visto, spesso vediamo, come quando al miglioramento della paziente avviene che, ritornando in qualche modo nel contesto familiare, la famiglia mette in moto gli stessi identici meccanismi di prima, ma questo ovviamente è fatto in modo inconsapevole, non viene fatto con cattiveria o con un pensiero cosciente, ma viene fatto per salvaguardare un sistema familiare spesso anch'esso sofferente, e quindi per poter far sì che la crescita della paziente venga accettata dalla famiglia, ossia spesso la crescita del paziente potrebbe essere il distacco della famiglia, no? E quindi preparare anche la famiglia a questo, spesso questo non viene accettato. In qualche modo dobbiamo preparare anche la famiglia a permettere che questa figlia o questo figlio possano uscire, possano crescere e non essere ricatturati ovviamente nei meccanismi precedenti. Infatti è un po' quello che ho detto, non perché la famiglia non voglia la guarigione, ma perché per le dinamiche inconsce non è abbastanza matura per rinunciare ad una problematica che può avere spesso la funzione di collante per tutto il corpo familiare. Quando il corpo familiare riesce a mettersi in discussione, a capire ed a modificare i propri comportamenti inconsci, sottolineo, allora sì che ci sono le premesse per poter far maturare il sintomo, e il paziente portatore del sintomo è tutto il corpo familiare. In questo caso si può parlare di una modificazione di tutto il corpo familiare, una modificazione utile e necessaria a mantenere in vita questi cambiamenti, un terreno fertile, predisponente all'evoluzione del membro portatore del sintomo e di tutta la famiglia. E per questo motivo che riteniamo estremamente utile e proponiamo un gruppo di lavoro per i genitori. Infatti ci siamo resi conto che spesso ci si occupa solo dei portatori del disagio e non delle sofferenze che coinvolgono tutta la famiglia. Infatti da diversi anni che all'interno del centro, all'interno del DIR, portiamo avanti, nel caso specifico io e un'altra mia collega, portiamo avanti un gruppo per i genitori. Infatti i terapeuti che si occupano dei genitori, delle dinamiche familiari, insomma, sono diversi e distinti dai terapeuti che curano invece le persone che portano il disagio più manifesto,
proprio per evitare delle sovrapposizioni, proprio per evitare una manipolazione che spesso avviene, e sappiamo quanto sia facile incorrere in questo rischio. E così si viene a creare uno spazio privilegiato sia per i familiari che per i pazienti, come se procedessimo su due binari separati che vanno avanti paralleli fino a che non arriviamo a un punto in cui possiamo unire i due binari e poterli fare andare avanti. Infatti i gruppi di consulenza psicologica destinati ai genitori sono uno spazio, un luogo esclusivamente per i genitori, un luogo per dare spazio alle sofferenze dei genitori, alle sofferenze della famiglia, a determinati sentimenti di inadeguatezza che spesso avvengono, e poter creare uno spazio di ascolto dei vissuti delle famiglie, la possibilità di far sì che queste persone si possano scambiare informazioni ed esperienze, un po' per entrare in tutto quello che è un po' il concetto dell'automutuo aiuto, in qualche modo un gruppo focalizzato su una problematica che quindi si dà forza a vicenda e assieme riesce a trovare delle energie e delle capacità che prima magari non pensavano di avere o non pensavano potessero esistere. Infatti al seguito di questo ci siamo resi conto, comunque dopo un paio d'anni, che veniva a mancare una figura importante, perché i disturbi insomma anoressici e bulimici tendono ad avere due picchi fondamentalmente, uno nell'adolescenza e l'altro nell'età, insomma, che noi chiamiamo giovani adulti, e spesso queste persone hanno un compagno o una compagna, a volte sono sposati, e ci siamo resi conto che il lavoro che abbiamo fatto e stiamo facendo con i genitori, abbiamo pensato di sovrapporre un lavoro simile anche per i partner. E ci siamo resi conto che questo ha dato la possibilità di creare un gruppo nuovo e di creare un ulteriore apporto anche alla persona che è portatrice di sintomi, nel senso che come prepariamo l'evoluzione della famiglia, allo stesso tempo lavoriamo sull'evoluzione del partner. E abbiamo visto che questo sta portando a delle possibilità nuove, migliori, insomma, e anche più complete. E adesso, per quanto riguarda la presa in carico, ripasso la parola alla dottoressa. La presa in carico di solito viene fatta da me, che sono l'educatore medico, io sono il primo step. Il primo incontro è la presentazione del programma, perché tutto si basa sul passaggio di cognizioni, sul fatto di insegnare a questi individui, sapendo le cose, a fare poi delle scelte. Quindi non viene imposto nessun tipo di programma, viene presentato, raccontato nel dettaglio tutto ciò che si farà da quel momento in poi. Poi il paziente viene lasciato libero di scegliere se tornare oppure no. Non si fissa mai un appuntamento per un secondo appuntamento. Il paziente è assolutamente libero di non tornare. Al secondo incontro invece faccio il medico quello vero, no? Apro la cartella clinica, faccio l'anamnesi, insomma raccolgo tutti i vari dati, faccio l'esame obiettivo, insomma anch'io li metto sul lettino, eccetera. Li metto sul lettino se sono disponibili a farsi visitare, perché non tutti i pazienti sono disponibili nella prima fase di terapia a farsi visitare, a farsi pesare. Quindi chiaramente insomma, l'occhio comunque un pochettino si è allenato, quindi una valutazione clinica dal punto di vista così dell'esame obiettivo lo si riesce a fare anche a distanza. E poi quando sarà il momento giusto poi si provvede a fare una valutazione un pochino più dettagliata. A questo segue l'iter diagnostico psichiatrico e le valutazioni specialistiche a seconda dei casi. L'iter diagnostico psichiatrico consiste di solito viene appunto svolto dalla nostra psichiatra, dal colloquio strutturale, dalla somministrazione del test di Rorschach. A questo segue un incontro di staff. Noi lavoriamo costantemente in staff, ogni paziente, ogni caso clinico diventa un caso clinico dello staff, quindi siamo costantemente, ci supervisioniamo costantemente a vicenda.
Quindi dall'incontro di staff, dopo una valutazione precisa del caso clinico che viene preso in considerazione, si passa alla restituzione della diagnosi al paziente con una proposta terapeutica che il paziente accoglierà oppure no. Le valutazioni specialistiche, quelle che noi reputiamo più importanti, più adeguate e più usufruibili dai nostri pazienti, sono quella gastroenterologica, quella endocrinologica, quella ginecologica, cardiologica e fisiatrica. Non è che le facciamo fare per definizione a tutti, però insomma, in seguito alla valutazione clinica svolta nei primi incontri, poi si procede in questo senso. Dopo l'incontro di staff, per quanto riguarda quelle che possono essere delle possibilità di evoluzione del programma, si può passare dall'accoglienza diurna, ossia il paziente può stare nel contenitore associativo dalla mattina alla sera portandosi il suo cestino del cibo, perché noi non abbiamo cucine, quindi non abbiamo questa possibilità, comunque abbiamo la possibilità di riscaldare e mantenere al fresco gli alimenti, e quindi passare tutta la giornata all'interno del contenitore associativo, quindi è sottoposto a una sorta di controllo, tra virgolette, non mi piace molto usare la parola controllo, comunque di supervisione da parte dei terapeuti che sono presenti, alla rieducazione medica associata in parallelo alla psicoterapia psicodinamica. La rieducazione medica è un approccio di tipo cognitivo-comportamentale con un supporto di tipo organico che svolgo io. E la psicoterapia psicodinamica è la psicoterapia canonica, quella che conosciamo tutti, che viene svolta sia dal dottore Sacrazzarali che dal dottor Trecarichi. Consulenza sessuologica, noi abbiamo Trecarichi che è anche un sessuologo, quindi molto spesso in questi pazienti vi sono delle problematiche di carattere sessuale, quindi abbiamo la possibilità di affrontare anche questa problematica. Si può passare alla psicoterapia di gruppo, alla rieducazione medica di gruppo, ai gruppi di libera discussione supervisionati dagli operatori, che hanno sostituito i gruppi di automutuo aiuto che sono stati portati avanti per due anni e che sono stato un fallimento totale, quindi la sperimentazione è fatta anche di fallimenti, e quindi l'abbiamo sostituiti con i gruppi di libera discussione, che sono sempre gruppi di automutuo aiuto, ma alla presenza degli operatori. Di solito ci alterniamo, io e il dottor Trecarichi, io agisco da collante e il dottor Trecarichi da correttore delle dinamiche di gruppo. Gruppi di sostegno destinati ai genitori e o ai partners dei pazienti, e ove necessario facciamo anche la nutrizione parenterale a bassissimi dosaggi, ovviamente, associata alla rieducazione alimentare. Chiaramente le valutazioni laboratoristiche, le valutazioni strumentali, queste rimangono ferme, le consulenze specialistiche e il training autogeno, che è un'ottima tecnica, poi vi spiegherà dopo il dottor Trecarichi, di modulazione dell'ansia. Avanti. Il trattamento rieducativo alimentare, ecco, un punto fondamentale sul quale noi battiamo tantissimo è no alla dieta imposta, sia ipo che ipercalorica. Questo perché la dieta imposta crea una sorta di gabbia che induce il rinforzo alla trasgressività, come tutte le gabbie, come tutte le imposizioni. Non insegna affatto a scegliere, perché comunque è qualcuno che dal di fuori impone magari un prospetto ideale, adeguatissimo, ma che comunque non è scelto dal paziente. Quando qualcuno ci impone qualcosa, per definizione tendiamo sempre un pochettino a trasgredire. Non responsabilizza affatto. Alla sospensione di solito il paziente, di solito, non sempre accade, però è chiaro che stiamo generalizzando, il paziente tende a cercare gli alimenti a cui ha forzatamente dovuto rinunciare oppure che ha forzatamente dovuto subire nel caso delle malnutrizioni. Invece noi puntiamo molto sulla rieducazione alimentare, che è molto più impegnativa sia per il terapeuta che per il paziente, perché è molto più comodo per il paziente stare in una posizione di passività assoluta, quindi di fare il paziente che subisce la terapia, piuttosto che essere partecipe della sua stessa terapia. Noi puntiamo a rendere partecipe il paziente, non abbiamo a che fare con degli idioti, ma con della gente assolutamente in grado di intendere e di volere, quindi noi abbiamo il dovere assoluto di spiegare quello che sta loro accadendo, il perché è giusto fare quell'esame di laboratorio piuttosto che no, e il paziente poi sceglierà. È chiaro che questo nell'ambito di un range di pseudonormalità, perché è chiaro che se si deborda in espressioni sintomatologiche, non dico mortali, ma molto gravi dal punto di vista clinico, allora il camice diventa veramente un camice, come si parla nei vecchi tempi, insomma.
Perché è così difficile, è difficilissimo iniziare a proseguire il nostro programma? Primo perché vi è la negazione del problema, dovuto prevalentemente alla scarsa fiducia nelle proprie capacità nel poter modificare il rapporto con il cibo, per bassa autostima, per scarsa cognizione delle proprie risorse, torniamo sempre al discorso della cognizione, perché molto spesso vi è uno stato di depressione che sottende il disequilibrato rapporto con il cibo, perché è la compulsione è il fare al di là della propria volontà, no? È un po' come io che sono una tabagista, per esempio, io quante volte voglio smettere di fumare, ma poi la compulsione mi spinge, no? Andare a cercare la sigaretta, lo stesso si fa col cibo, con l'alcol, con tutte le altre cose. E si esprime appunto l'utilizzo del cibo a soluzione dei problemi verso i quali ci si sente impotenti, quale sempre la compulsione si utilizza in quei sensi. Difficoltà oggettiva del programma. Il programma è difficile, quindi nessuna illusione, è molto più facile seguire una dieta imposta, è molto più facile andare dal dietologo. Seguire un programma di rieducazione alimentare è difficile perché vuol dire imparare a fare delle scelte, quindi essere responsabili delle scelte, degli sbagli e anche delle conquiste, insomma, che si fanno. Insufficiente nelle adeguate motivazioni, non sempre vi è una motivazione sufficiente che supporta il desiderio di dimagrire o di ingrassare o comunque di riequilibrare il peso corporeo. E allora insieme al terapeuta occorre creare o scoprire la vera motivazione. Quando c'è una motivazione forte veramente si riesce a fare tutto. Fattori culturali o sociali, perché dietro vi sono anche dei fattori culturali, grasso e salute. Se ci pensate, no? Adesso in questo contesto sociale, nel nostro contesto sociale, questo è un discorso che forse non ci avventuriamo, perché la magrezza comunque meglio che lasciamo perdere. Comunque fattore culturale e sociale, c'è un altro seminario su questo fatto. Quindi le tre parole chiave sono cognizione, relazione, sperimentazione. Importante, la cognizione ne abbiamo già parlato, la relazione paziente-terapeuta è fondamentale. Proprio in virtù del problema che i nostri pazienti prevalentemente portano. Allora, per quanto riguarda il setting nell'ambito rieducativo, adesso parlo più del mio ambito perché insomma è più di mia competenza, e poi soprattutto perché è lì che si sviluppa una relazione interpersonale molto potente, ecco, il paziente all'inizio è un pochettino spiazzato, perché di solito il rapporto medico-paziente è una sorta di rapporto di sudditanza, no? Dove il medico comunque è in una posizione di superiorità, io ho la scienza infusa in tasca, tu fai quello che dico io. Ecco, nell'ambito del trattamento rieducativo medico, in realtà il paziente viene posto in una posizione di parità assoluta, si parla la stessa lingua, ci si comprende, si entra in confidenza, si crea una sorta di complicità. Ci si deve conoscere, io utilizzo tantissimo le autoaperture, i miei pazienti mi conoscono benissimo, anche troppo delle volte, e comunque questo ci aiuta tantissimo perché si va in qualche modo a sciogliere il nodo dell'isolamento, ci si sente compresi, si sente accolti in qualche maniera. La relazione, ecco, la relazione non soltanto con gli altri ma con noi stessi, come abbiamo detto prima, con il cibo, con gli altri, con i condizionamenti sociali, da sottolineare con i condizionamenti sociali perché ci allontanano dai nostri reali bisogni oppure addirittura li mascherano, con i pregiudizi, e anche il discorso dei pregiudizi è un discorso lunghissimo però estremamente interessante e che si intreccia con il nostro, con i problemi che andiamo ad affrontare, in quanto ci fanno vedere la realtà in una maniera assolutamente distorta, quindi conseguentemente ci allontanano dalla possibilità di interagire costruttivamente sia per noi che per gli altri. Con il nostro stesso agire vi è un'alterata relazione perché non ci appartiene quella capacità che di tipo sperimentale di affrontare la vita, di cercare delle alternative. Questo comportamento mi porta a non stare bene o comunque ad avere dei ritorni sfavorevoli, devo entrare nell'ordine di cercare comunque un'alternativa. E con le nostre effettive motivazioni orientate al cambiamento. La sperimentazione va da sé, è vitalità, è un porsi un obiettivo cercando diverse vie per riuscire a perseguirlo, è un tentativo orientato e motivato,
è l'evoluzione sia individuale che sociale e acquisizione del concetto di errore evolutivo. Tenete conto che tutto quello che noi stiamo dicendo sui disturbi del comportamento alimentare, sui disturbi di relazione, è assolutamente sovrapponibile al lavoro che si dovrebbe, a nostro avviso, fare nell'ambito dell'integrazione interculturale, perché le motivazioni sono molto, da parte del discorso psicopatologico ovviamente, ma tutte le altre motivazioni sono assolutamente sovrapponibili. Il gruppo, ne ha già parlato il dottor Trecagli, ribadiamo perché è molto importante, appartenere ad un gruppo significa interagire con persone animate dal nostro stesso obiettivo, bloccate da problematiche sovrapponibili. Questo ci dà un grande forte senso di appartenenza, ci motiva e riduce la fatica. Quando si fa le cose insieme si fa meno fatica. E si attivano la complicità, la responsabilità reciproca, la condivisione e l'appartenenza attiva e non impositiva. E ecco qua andiamo velocissimi perché credo che non mi interessi più di tanti, marker biologici per i 10A. Ecco, il modello esplicativo del sistema di regolazione dell'appetito e della sazietà prevede un sistema organizzativo su tre livelli, sia dal punto di vista degli eventi psicologici, dal punto di vista psicologico, dalle sensazioni di piacere, di fame, di desiderio per il cibo e i comportamenti legati al cibo, e agli eventi metabolici periferici, quindi la produzione di ormoni, di sostanze, la insulina, il glucocorticoide, la cistochinina, somatostatina e VIP, che agiscono spingendoci a saziarci oppure a non mangiare. Il terzo livello, a livello del cervello dell'ipotalamo in particolare, rappresenta la sede dell'attività dei neurotrasmettitori, dalla dopamina, la noradrenalina, la serotonina, eccetera, eccetera, che la serotonina forse è quello più conosciuto da tutti noi, no? È l'ormone, no? Dicono responsabile della depressione. Basta mangiare un pochino di cioccolato, per esempio, che aumenta il livello di serotonina, per dire, no? Quindi abbassando il livello della serotonina, chiaramente sì, c'è una spinta, c'è la ricerca, per esempio, dei dolci, questo era il richiamo al discorso della cioccolata. Parliamo un po' della sindrome anoressica. Ecco, questa immagine non è così rara da vedersi, insomma, è sempre più diffusa purtroppo. Il sintomo più evidente è chiaramente la restrizione dell'apporto di alimenti. Partendo dalla selezione, prima c'è una selezione degli alimenti, chiaramente in base a delle cognizioni che poi per avere altrimenti sono errate perché arrivano sempre dal sistema mediatico, dai vari giornaletti che propongono tutte le diete, la dieta del fantino, la dieta del cocomero, la dieta del melone, e anche da tante trasmissioni televisive, per esempio, no? Pubblicità non ne parliamo. E la restrizione alimentare può arrivare sino alla negazione pressoché totale del bisogno primario del nutrirsi, sino a sviluppare una dipendenza dalla negazione del bisogno del cibo. Diventa una vera e propria dipendenza. La negazione va a comprendere quasi tutti i bisogni primari. Si sviluppa quindi un pensiero compulsivo, a volte molto spesso consumatore delirante, orientato verso la forma del corpo, non ci si vede come si è. Vi faccio un esempio, una ex paziente, parliamo di tantissimi anni fa, che chiaramente continuava a vedersi grassa, perché io non ho mai sentito una persona che soffre di anoressia, in uno stato di malnutrizione che si veda per com'è. Ecco, di fronte ad uno specchio io disegnavo, ma forse è capitato anche più di recente, abbiamo disegnato l'immagine con un pennarello su uno specchio nella nostra palestra, abbiamo messo la paziente dentro a quell'immagine, intorno alla mia immagine, e abbiamo messo quella paziente dentro alla sagoma della mia immagine, io non sono malnutrita, insomma, e quella continuava a dire no, la mia forma è più grande di quella che invece era assolutamente molto più larga della sua, insomma, io al suo confronto ero un'obesa grande, insomma, no? se non ricordo male. Si chiama dismorfofobia. Contemporaneamente si pone in atto un meccanismo di vanificazione della percezione di abbandono affettivo familiare, quindi perché l'aspetto, questo l'hanno già detto anche loro, l'aspetto fisico e baciato provoca attenzione e preoccupazione della famiglia, quindi insomma un ottimo motivo per. Altri sintomi organici di malnutrizione che potete già anche notare anche voi, nelle persone che vi stanno attorno, nei vostri familiari, nel caso specifico, sono gli edemi declivi, per esempio, quando si gonfiano le gambe, insomma le estremità inferiori.
Ecco, le alterazioni cutanee, della cute, degli annessi cutanei, le unghie, i capelli, eccetera, no? La pelle diventa molto secca, molto rugosa, si desquama, insomma, come la pelle di una persona molto molto anziana che si alza in pliche quando si tocca la pelle di una persona molto anziana, vedete che fa questa, si alza in queste pliche altissime perché è secchissima, non ha più trofismo. A volte, molto spesso, la pigmentazione nel palmo delle mani, la pianta dei piedi diventa giallastra, insomma. Le unghie sono striate, sono fragili, si formano delle lesioni nella raga di forma della periferia delle unghie e possono persino ad arrivare a formare degli ascessi sottoungueali. Questo per deficit ovviamente del sistema immunitario, perché il sistema immunitario, cioè chiaramente le proteine si abbassano, il sistema immunitario è assolutamente deficitario, quindi questi pazienti si ammalano con una intensità molto, molto più frequente delle persone che non hanno questo problema. I capelli cadono, perdono la loro lucentezza, eccetera. E poi c'è la comparsa di una pelosità anomala chiamata lanuga, lanugo soprattutto localizzata nel dorso, e sul labbro superiore, ma di entità veramente considerevole. Alterazioni dentarie, quindi carie spessissimo presenti, eccetera. Fattori aggravanti della sindrome odoressica, cioè quando vi è l'alternarsi di episodi di restrizione alimentare con episodi con abbuffate. Seguite da che cosa? Da interventi riparatori. Molti usano il vomito autoindotto, ci sono tantissime tecniche per procurarsi il vomito, da infilarsi le dita in gola, riempirsi di acqua e poi insomma quante ce ne sono, ce ne hanno raccontate, abuso di lassativi e l'iperattività sfrenata. Arrivano a fare 4-5 ore di palestra, ma tosta al giorno. La clinica, vabbè, il dimagrimento, è importante la durata, cioè in quanto tempo si è instaurato il dimagrimento, è molto importante nella raccolta anamnestica, cioè nel momento in cui si fa l'intervista al paziente, valutare da quanto tempo è iniziata la perdita di peso corporeo, poi vabbè, ci sono delle formulette che sì, noi utilizziamo regolarmente per valutare un pochettino l'entità del dimagrimento. La menorrea, cioè la scomparsa delle mestruazioni, si parla di amenorrea quando le mestruazioni scompaiono per più di 3-4 mesi ed è quasi regolare che scompaiono le mestruazioni, un po' per lo stress psicofisico a cui è sottoposto l'organismo e quindi vi è una inibizione del sistema ipofisario e dall'altra parte perché gli estrogeni e i progesteroni, il cui picco poi fa venire il ciclo mestruale, insomma, hanno bisogno di un minimo di tessuto adiposo per poter comunque sopravvivere, per poter metabolizzare. E se non vi è una sufficiente quantità di tessuto adiposo, chiaramente cala vertiginosamente la quantità di questi ormoni, quindi non si hanno le mestruazioni. È un'alterazione della circolazione periferica, quindi le estremità sono molto fredde, diventano bluastre, cianotiche, come si dice, e i vasi superficiali sono in uno stato di contrazione quasi permanente. La pressione arteriosa chiaramente è molto molto bassa, la frequenza cardiaca anche è molto bassa, la temperatura corporea si abbassa, vi sono delle alterazioni della motilità dell'apparato gastroenterico fino ad arrivare all'atonia intestinale e alla stice, cioè l'intestino sembra proprio bloccato. Vabbè, un esempio lampantissimo, per fortuna non valutato qua in Italia, di una gravissima malnutrizione che ho valutato in Africa qualche mese fa, cioè non davanti a questo addome globoso, questo è uno stato di gravissima malnutrizione, sicuramente non da anoressia volontaria, anche con il fonendo, con l'apparecchio che serve per amplificare i rumori che vengono dall'interno, cioè non si sentiva assolutamente nulla, come se l'addome fosse, cioè l'addome era assolutamente silente, quindi c'era proprio un'atonia totale. I parametri bioumorali delle malnutrizioni non li sto a leggere tutti perché è una barba mostruosa, comunque si fanno gli esami di base, cioè il famoso profilo C, no? Quello che è quando andate al medico di profilo C,
molto importante sono le valutazioni endocrinologiche. Bisogna valutare la funzionalità della tiroide e dell'asse ipofisi-gonadi per il discorso dell'amenorrea o comunque delle problematiche legate al discorso che facevamo prima. E le indagini immunologiche sempre, perché essendo un calo delle difese immunitarie, noi dobbiamo comunque tenere sotto controllo i leucociti, i linfociti, le immunoglobuline, le frazioni C3-C4 in complemento. Per quanto riguarda la buffata, che rappresenta il sintomo principale della bulimia, bulimia è una parola che significa fame da bue, perché se arriva veramente a mangiare delle quantità di cibo che sono indescrivibili, tipo ho avuto una paziente che mangiava addirittura cibo surgelato, perché poverina, per potersi controllare surgelava tutto, in realtà alla notte si alzava e mangiava, ma quintali no, però chili di roba surgelata. L'ingestione di enorme quantità di cibo è in un periodo brevissimo, cioè c'è proprio un ingurgitare. Un altro caso clinico, una paziente che in preda ad una buffata ha trangugiato non so quanti litri di latte bollente ustionandosi l'esofago, ma riportando delle ustioni gravissime, per dire. E osservano una ritualità, cioè un rito che si ripete rigorosamente, che oltretutto è una necessità dell'essere umano osservare dei riti che noi abbiamo perso nel nostro contesto sociale, tutto sommato è una forma di difesa andare a cercare la ritualità, Quindi si avverte la sensazione di non riuscire a fermarsi, di perdere ogni controllo che era stato tanto faticosamente ricercato, restringendoci eccetera eccetera. Quindi in fretta, grande quantità di cibo, si passa dal dolce al salato, tutte le porcherie di questo mondo, l'importante è buttare giù senza percepire alcun tipo di sapore. Usualmente i cibi che vengono prediletti sono quelli a cui noi abbiamo a cui si è rinunciato, questo è ovvio. Spesso le abbuffate vengono, queste molto importanti, programmate e quasi sempre sono in relazione con l'apparato emotivo, perché c'è questa incapacità di decodificare, come diceva prima il dottor Carichi, in riferimento al dinamiche familiari, e quindi viene scambiata per esempio un momento di difficoltà per fame, oppure non viene scambiata per fame, si utilizza il cibo per sedare un momento di difficoltà, perché sembra che il cibo in quel momento lì ci aiuti. È un ansiolitico, sì. L'approccio terapeutico, l'abbiamo detto già mille volte, ma è bene ripeterlo, non deve assolutamente puntare sul cibo, perché rischia di andare a rinforzare il sintomo. E quindi oltretutto allontanare il paziente che utilizza la manipolazione e tende a sfidare il terapeuta. Questa è una sfida che noi terapeuti dobbiamo cogliere, dobbiamo essere pronti a cogliere. Attraverso la negazione del problema, l'utilizzo delle bugie, la richiesta di una soluzione immediata, il fenomeno del tutto nulla e subito, non abbiamo la pazienza di aspettare nulla. Competizione con il terapeuta. Desiderio di attenzione, tentativo di dimostrare la superiorità esprimentesi nella negazione dei bisogni primari, desiderio di emancipazione. A questo riguardo vi faccio un piccolo esempio, una piccola parentesi. Il passaggio dall'attività libero professionale nell'ambulatorio privato alla comunità aperta, per dire la mia esperienza professionale, mi ha fatto perdere tantissimi pazienti, proprio per quel motivo. Cioè si sentivano meno accuditi, sentivano che ad un certo punto la mamma, tra virgolette, utilizziamo questo termine usando la metafora, la mamma non era più solo a loro disposizione, dovevano imparare a condividere. E questo è difficilissimo per pazienti di questo tipo, ma chi ci riesce poi ce la fa ad uscirne completamente. Chiusura nei confronti delle cognizioni che il terapeuta tenta di passare. È difficilissimo riuscire a passare delle cognizioni. Per questo è così importante martellare, ripetere fino all'esasperazione. Noi abbiamo scoperto, soprattutto nell'ultimo anno e mezzo, quanto sia importante l'utilizzo dell'immagine, perché l'immagine colpisce, l'immagine entra, soprattutto se è un'immagine shock, entra, e quindi ci permette poi di portare avanti un discorso che alla fine ci può servire a scopo terapeutico. Ecco, un'altra cosa molto importante è che l'atteggiamento bulimico, il discorso della bulimia affettiva,
In maniera molto più evidente che nelle altre sindromi da DCA, la bulimia esprime la voracità compulsiva in ambito relazionale. Infatti noi abbiamo visto quella che è la bulimia affettiva, che poi è stata la causa del grande fallimento dei gruppi di automutuo aiuto, perché si creavano dei gruppi e dei sottogruppi legati in maniera assolutamente simbiotica, fino al punto di mangiarsi, sempre tra virgolette, mangiarsi e poi vomitarsi. Cioè lo stesso atteggiamento che viene utilizzato con il cibo viene utilizzato in ambito affettivo, vomito affettivo noi l'abbiamo chiamato. Gli atteggiamenti comuni a tutte le espressioni sintomatologiche, l'abbiamo già detto, ma è importante la scarsa autostima debordante nella depressione conclamata, l'atteggiamento rinunciatario, scarsamente affidabile, manipolativo, il fatto del manipolativo è difficile combattere la manipolazione, perché come diceva prima la dottoressa Calzolari, la manipolazione è alla base del contesto sociale psicotico nel quale viviamo, perché non c'è dubbio che queste caratteristiche appartengano a questo contesto sociale. L'inquinamento delle già difficili relazioni interpersonali, la difficoltà a riconoscere le proprie emozioni, l'utilizzo del sintomo ed espressione del malessere che non del paziente. La regolazione periferica dell'introito del cibo, che qua ve la faccio brevissima, parte da segnali nervosi, attraverso la via vagale e la distensione gastrica, cioè quando lo stomaco si riempie, chiaramente arriva uno stimolo al cervello che dice basta, sei sazio, finisci lì. Dai segnali chimici, per esempio la concentrazione di glucosio nel sangue, quando si abbassa la glicemia è chiaro che viene fame, quando si alza la glicemia si dovrebbe raggiungere la sazietà, se ci si ascolta, molto spesso non ci si ascolta. E i segnali ormonali, insulina per effetto indiretto, gli estrogeni, non so se vi siete mai accorti che prima, soprattutto noi donne, prima della fase del ciclo mestruale abbiamo fame, prediligiamo roba dolce, perché comunque gli estrogeni danno una bella spinta verso la scelta in questo senso. Parlando di iperfagia, vabbè, lì vi ho fatto uno schemino, giusto per completezza, passando dal normo peso all'obesità gravissima in terzo grado, con un body mass index superiore al 40, la valutazione del grado della gravità o meno di sovrappeso sino ad arrivare alla franca obesità lo si fa utilizzando questa formuletta, che è l'indice di massa corporea, che si ricava dividendo il peso in chili per il quadrato d'altezza in metri. Si parla di sovrappeso quando vi è un accumulo eccessivo di grasso corporeo, di sopra della normale quantità, dovuto nella quasi totalità dei casi ad un'alterazione del bilancio energetico, cioè quando si mette dentro di più di quanto si consuma. Le cause del sovrappeso possono essere malattie endocrine, quindi è chiaro che quando si prende in carico un paziente in sovrappeso non è che si possa partire dal presupposto che è un mangione e basta, perché insomma sarebbe un po' riduttivo. Ma prima bisogna valutare che non vi siano delle problematiche di tipo endocrinologico, come può essere un Cushing, un iperinsulinismo, una sindrome di Stein-Leventhal, un ipotiroidismo, forme che sono geneticamente determinate, perché ci sono anche queste. Forme iatrogene, ossia forme che sono determinate dall'utilizzo di alcuni farmaci. E poi ci sono quelle esogene, che sono quelle che abbiamo raccontato prima. Questi sono i due tipi più comuni di obesità: l'obesità androide, che è quella tipicamente maschile, ma si riscontra anche in tantissime donne, l'obesità genoide, che è quella tipicamente femminile. Vedete che l'accumulo di tessuto adiposo nella donna è prevalentemente nella parte inferiore del corpo, nell'uomo nella parte superiore del corpo. Per questo motivo poi l'obesità maschile più facilmente può portare a delle problematiche cardiovascolari. Quando arriva un paziente in sovrappeso in ambulatorio, quando finalmente si può fare l'esame obiettivo, lo si valuta in piedi e disteso sul lettino. Quindi valutandolo in piedi si valuta la disposizione del grasso sulla base della diapositiva che abbiamo visto prima, se vi sono degli accumuli di grasso da qualche parte, la statica, la colonna vertebrale, le ginocchia, i piedi, il grado di rilassamento muscolare cutaneo, per esempio si guarda se abbiamo un grembiule addominale che ci porta verso l'ipotesi di un certo tipo di diagnosi che può essere quella del Cushing, lo stato della pelle, se vi sono... Adesso non stiamo andando la pelle, insomma, si fa una valutazione della pelle, del sistema pilifero, del sistema venoso, della pressione arteriosa. Poi lo si fa stendere sul lettino, a quel punto lì
Si valuta il volume del fegato, il decubito dorsale destro e sinistro, si valuta se vi è una sofferenza dell'intestino, in particolare della parte sigmoidea, l'esame dei polsi periferici, quindi si va a valutare il polso radiale, il polso pedidio, insomma se comunque la circolazione, il punto di ritorno venoso è adeguato, auscultazione dei grossi vasi, è molto importante nella donna fare un esame di tipo vaginale, con studio del collo dell'utero e poi anche ad asraiate la valutazione della pressione arteriosa. Le complicanze del sovrappeso a seconda dei vari apparati, quelle un pochettino divise, quelle più importanti, dal punto di vista cardiovascolare, l'ipertensione arteriosa, l'aterosclerosi, la varice nerve inferiore, le tromboembolie, le morti improvvise. Respiratorie, difficoltà respiratorie, sonnolenze, queste sono molto frequenti nelle obesità importanti. Dal punto di vista dermatologico, l'aumento dei peli, le ulcere da stasi, dal punto di vista endocrinologico, molto spesso si arriva al diabete mellito di secondo tipo, all'ovaio policistico, alla menorrea, al tumore senalutero, gastroenterico, calcolosi della colecisti, steatosi epatica, accumulo di grasso nel fegato, tumore dell'intestino, a livello dell'apparato muscoloscheletrico, osteoartrosi, gote e denti di tutti i tipi. Relazione terapeuta-paziente. Oltre al disequilibrio relazionale rivolto verso il cibo, il proprio corpo e l'esterno, spesso questi disturbi propongono gravissime alterazioni dei parametri vitali, per cui a questo punto è indispensabile un immediato supporto clinico che deve essere proposto in termini collaborativi, non impositivi. E qui torniamo al discorso della relazione terapeuta-paziente, perché bisogna fare capire fino in fondo al paziente quanto sia importante intervenire dal punto di vista clinico. Lo staff operativo deve osservare, e torniamo al discorso dello staff operativo, individualmente un setting preciso e codificato, questo è molto importante, il paziente non deve fare confusione perché già entra magari nel contenitore associativo e non è facile orientarsi perché l'ambiente non è quello prettamente clinico e asettico, e quindi è bene che ognuno di noi abbia anche un modo di proporsi che sia ben codificato e definito. Io per esempio devo portare a casa, permettere la costante interazione e la supervisione incrociata, l'abbiamo già detto, chiaramente sempre nel rispetto del setting individuale, non è che si fa la cronaca di quello che è stato detto, però si portano i vissuti elaborati da ognuno di noi per poi cercare di arrivare a fare delle considerazioni che possono portare dei benefici al percorso terapeutico. Una cosa importantissima, bisogna che noi abbiamo la capacità di mostrarci al paziente in maniera compatta e solida per impedire le famose manipolazioni, perché basta un piccolo pertugio perché si infilino e distruggano lo staff operativo. Allargare il setting abbracciando le attività, questo l'abbiamo già detto, svolte all'interno del contenitore. Il setting che cos'è? Per il paziente è quello spazio fisico e psichico dove si sente dentro la terapia. Per il terapeuta è quella zona dove appunto si mette in opera il programma nel rispetto delle regole che sostengono il suo intervento. I nostri tre setting, per esempio, sono completamente differenti. Il setting allargato, che è tipico, inventato dalla nostra associazione, è rappresentato dal contenitore associativo comprendente tutte le attività svolte in esso in sintonia con il programma medico rieducativo proposto. Il setting allargato permette una migliore osservazione del paziente nel processo di interazione, perché voi non potete immaginare quanto sia utile vedere i pazienti quando interagiscono con gli altri. È molto più facile arrivare a far diagnosi. Favorisce l'intervento terapeutico, perché se si fa diagnosi meglio, poi si interviene terapeuticamente meglio. Però implica un costante impegno dello staff, osservazione, supervisione, interrelazione col singolo e col gruppo, a proposito delle dinamiche interattive del singolo e del gruppo. Sempre. Questo vuol dire dalla mattina alla sera. Il contenitore, ambientazione specifica, che appunto induca i pazienti a vivere la comunità e non la semplicità del contenitore medico. Anche l'approccio internistico, indispensabile, può essere proposto nel rispetto della possibilità di rendere partecipi i pazienti, cercando di non fare subire la terapia, rendendoli coscienti di ciò che devono superare. E vi assicuro che i pazienti, quando capiscono che quella cosa, che può essere anche una cosa non gradevole, comunque la capiscono e la scelgono in prima persona, la fanno e come. L'elasticità del protocollo terapeutico.
terapeutico. La nostra esperienza clinica ci porta a sostenere l'importanza di proporre un programma medico lontano dagli schemi rigidi ed unici che invece vengono proposti per il disavezzamento, ad esempio, dalla tossicodipendenza. Noi non possiamo con questo tipo di disagi agire come si agirebbe con i tossicodipendenti, quello noi non riusciamo a seguire i tossicodipendenti, dove comunque occorre una comunità chiusa, dove occorrono delle regole rigide e precise. Con i nostri pazienti la regola rigida e precisa della comunità chiusa è deleteria, almeno questa è la nostra esperienza ormai ventennale. Essendo il VCA una sindrome, ha bisogno di una proposizione che, pur mantenendosi adesa ad un protocollo sperimentato, perché è chiaro che il protocollo ce l'abbiamo anche noi, ed è ampiamente sperimentato, verificato e verificabile, però non risenta della rigidità del protocollo unico per tutti i pazienti. Ogni paziente rappresenta un'unicità e una sperimentazione. Quando si prende in carico un paziente bisogna avere l'umiltà di mettersi in discussione come individuo e come professionista e come terapeuta, perché ogni paziente ha la sua storia. Non ti porta solo il sintomo, ti porta il suo ambiente, ti porta i suoi pensieri, il suo passato, ti porta quelli che sono i suoi obiettivi. Questi vanno assolutamente tenuti in considerazione. L'importanza degli stimoli. Abbiamo detto che tendono ad isolarsi, tendono a non raccogliere nessun tipo di stimoli. Quindi il nostro dovere assoluto è quello di cercare di stimolarli. Noi ci siamo sperimentati in vario modo e abbiamo visto che, sulla base dell'esperienza, gli stimoli più importanti, più pregnanti, sono gli stimoli di tipo sociale. E l'associazione in questo ci aiuta parecchio. Questo, per esempio, è uno dei nostri stimoli, no? La missione di interscambio sociosanitario in Burundi, a Mivo, al confine con il Ruanda. Quello che facciamo in Burundi sono tre cose in particolare. Vabbè, chiaramente offriamo la nostra esperienza in ambito sanitario, queste volte, è ovvio, sia come me, insomma, come professionisti, ma soprattutto facciamo formazione, cerchiamo di insegnare alla gente del luogo a prendersi cura di loro stessi, perché non dobbiamo andare là a sostituire nessuno, sempre comunque nel rispetto della cultura di appartenenza, perché noi non dobbiamo arrivare là a fare i sapientoni. Un'altra cosa importante è che nell'ambito della missione nell'ambito dell'ospedale di Mivo, nel nostro progetto noi abbiamo adottato un pezzettino, chiaramente non tutto, di ospedale per poter cercare di curare gratuitamente una fascia di popolazione in particolare che versa in condizioni di particolare indigenza, perché in Burundi, purtroppo, almeno questa è la nostra esperienza, la medicina è solo ed esclusivamente a pagamento. Scambio interattivo sociale, sempre nell'ambito della missione, è lo strumento per tentare di superare i pregiudizi. La conoscenza fa superare le paure e quindi ogni preconcetto. Noi siamo convinti che la corsa verso l'interculturalità sia una conquista del contesto sociale, perché ne abbiamo assolutamente bisogno, e quindi dobbiamo fare in modo di trovare gli strumenti adeguati per poter affrontare questa evenienza, che non è affatto negativa secondo il nostro punto di vista. Quindi la riapertura del nord del pianeta, quegli aspetti del sociale che si sono persi nella ragnatela della tecnologia, che invece sono indispensabili alla sopravvivenza dell'essere umano, potrebbero agire da potente antidoto alla solitudine. Solitudine che crea aggressività e paura, allontanando sempre di più gli individui, gli uni dagli altri. E poi c'è la parte opportunistica, no, della nostra missione in Africa, che è l'utilizzo della struttura per completare il trattamento rieducativo. Quello è l'ospedale, è avanzato un po' lo stato dei lavori quest'anno, questa era una foto dell'anno scorso. Ecco, l'inserimento di questa tipologia di soggetti in un contesto sociale dove il bisogno è solamente primario, dove la relazione e la ritualità sono le fondamenta, dove il senso di appartenenza la fa da padrona, completa un ciclo rieducativo, riequilibratore. Il soggetto, come diceva prima la dottoressa Cazzolara, che è affetto da vuoto psichico, da solitudine abbandonica, da depressione, conseguente al vissuto di inutilità e di impotenza originati dalla costante competizione compulsiva derivante dal sociale nel quale viviamo, utilizza poi i sintomi autodistruttivi, si riequilibra e si inserisce. Questo lo possiamo dire con certezza perché quest'anno abbiamo fatto una sperimentazione, abbiamo portato dei pazienti chiaramente assolutamente in grado, preparati e riequilibrati
da tanti punti di vista, e devo dire che è stato un successo clamoroso. Ed è questo è quello che noi facciamo là, con la collaborazione, formazione. Abbiamo iniziato un corso di alfabetizzazione all'interno dell'ospedale, quelli sono quelli che diventeranno gli ausiliari dell'ospedale. La segretaria del nostro direttivo, che è anche un agronoma, è arrivata con erano parecchi chili di semi, eccetera, e ha insegnato un pochettino, insomma, ha rimesso a posto un po' l'orto intorno all'ospedale, quello che ha potuto fare, insegnare a lavarsi, per esempio. L'attività sanitaria, che al momento abbiamo svolto giù al dispensario, dove c'è un piccolo dispensario, non vi dico in che condizioni è, comunque insomma siamo andati a dare una mano al dispensario. Ecco, la partecipazione attiva, l'abbiamo detto prima, salute e informazione, missioni sociosanitarie. Il discorso della salute e dell'informazione, che può essere abbastanza non immediato da comprendere, forse adesso diventa più chiaro dopo tutto il discorso che abbiamo fatto prima. Cioè, noi siamo arrivati a produrre dei filmati inediti, e non utilizziamo soltanto i nostri filmati. Abbiamo avuto la fortuna di incontrare Arco Iris, che è una TV online, una TV su satellite, che è libera da qualsiasi tipo di censura e di condizionamento, e che continuamente propone tutta una serie di situazioni che vivono, che crescono nel sociale senza tante maschere, quindi dà la possibilità a tutti di poter dire la sua, di poter mostrare ciò che sta facendo. Si trovano delle cose veramente interessanti che noi stiamo utilizzando nell'ambito del nostro cineforum, associato sempre al dibattito condotto da uno di noi tre, per cercare di dare degli stimoli, per allontanare da quella scatola nera della televisione, e seminari informativi. Questo qui oltretutto diventa anche estremamente stimolante, il produrre i filmati, perché si incontra una situazione, per dire una cosa che è successa nel nostro quartiere, che ha partecipato anche il nostro presidente, c'era un cartellone abbastanza infamante rispetto a un certo tipo di comunità, insomma, comunque, indipendentemente dalla connotazione partitica, a noi non interessa quello, cioè noi siamo per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, quindi tutti gli uomini vanno rispettati, comunque secondo noi era assolutamente irrispettoso. È stato anche molto divertente, concedetemi il termine, forse non è proprio molto adeguato, tra virgolette, comunque è stato estremamente stimolante fare un'opera di denuncia. Abbiamo trovato delle persone adeguate che a livello istituzionale ci hanno dato ascolto, e gli stessi nostri pazienti si sono sentiti partecipi, coinvolti, si sono sentiti importanti, perché comunque erano anche loro parte di un gruppo che aveva comunque scoperto, aveva fatto una denuncia che in qualche modo poteva creare delle difficoltà delle altre persone. L'unica cosa che non abbiamo detto è che sviluppa e risveglia il pensiero critico, indispensabile per operare scelte autonome. Il pensiero critico nel nostro contesto sociale è andato un po' scemando, c'è cioè un appiattimento e un'omologazione, no? La famosa globalizzazione, così come la si intende a tutt'oggi, che è una globalizzazione di tipo neoliberista, una globalizzazione che tende all'omologazione totale, quindi dobbiamo essere tutti uguali, parlare nello stesso modo, quindi si perdono, no? Si perdono le nostre radici, e questo è un vero peccato, perché le radici di ognuno di noi, indipendentemente dal discorso culturale, ma proprio di ognuno di noi, sono sacrosante, quindi sono quella spinta che ci permette di valutare e di riaffermarci, di affermare la nostra personalità, la nostra individualità, che ci permette poi di incontrarci e scontrarci, quindi di arricchirci reciprocamente. L'appiattimento del pensiero critico va da sé, insomma, ci va a depauperare una bella fetta, insomma, di quelle che sono le nostre potenzialità. Gli stimoli vengono proposti ovviamente nel rispetto del singolo, della cultura di appartenenza, ad integrazione e ad arricchimento. Queste sono tutte alcune immagini che riguardano le attività della Nadir. Chiaramente incontro con la diversità, nella nostra associazione la diversità è ben accolta, qualsiasi tipo di diversità, non abbiamo nessun tipo di chiusura, anzi, attraverso la conoscenza è possibile avviare il processo di individuazione. Noi produciamo una rivista che si chiama Medico Nadir, che siamo molto onorati, è stata riconosciuta dall'Ordine dei giornalisti, che, al di là della forma, perché sembra la rivista dei carbonari, quando la facciamo noi in associazione, anzi la fanno le ragazze,
E c'era comunque, si è formato un gruppo di redazione, c'è cioè il capo redattore, io sono il direttore di testata, mi posso accodare, e vengono, cioè, i ragazzi, tutte le persone scrivono delle cose bellissime, veramente delle cose bellissime. Ovviamente non c'è censura, l'unica censura è che non è che si può usare la parolaccia nei confronti di questo o di quell'altro individuo, insomma questo non è gradevole in generale, però non ci sono altri tipi di censura, ognuno è libero di scrivere quello che desidera e di affrontare gli argomenti che desidera. Prendo un attimo la parola per finire. E tutte le attività che riguardano e hanno a che fare con il corpo, insomma, tutto quello che abbiamo detto prima, insomma, che altro abbiamo parlato, io ho parlato soprattutto da un punto di vista più psicologico che altro, però sappiamo l'importanza che ha il corpo e quindi creare delle attività che possono in qualche modo far riconoscere, far ascoltare il proprio corpo e mettersi in rapporto con il proprio corpo. Un corpo che magari fa soffrire, un corpo che magari porta dei segni della sofferenza. Per esempio, quello che noi abbiamo è l'educazione al movimento, la preparazione alla danza, yoga, la massoterapia, il training autogeno. Il training autogeno, ve lo spiego velocemente, è una tecnica di rilassamento che fondamentalmente si basa su una serie di esercizi che in qualche modo riprendono un po' il percorso dell'addormentamento. Una tecnica molto, molto studiata, messa a punto da medico tedesco, e in qualche modo si impara a rilassarci, cioè, volendola dire in soldoni, si mette il proprio corpo a dormire e si sta svegli con la testa e si ascolta il proprio corpo che dorme, il proprio corpo che si rilassa, e così apprendiamo il rilassamento, un rilassamento, insomma, in qualche modo come se entrassimo in uno stato alterato di coscienza, in qualche modo una sorta di piccola autoipnosi. E proprio in virtù di questo riusciamo a produrre dei cambiamenti a carico del nostro corpo, di alcune nostre funzioni. Diciamo, nelle aree maggiormente indicate appunto sono il rendimento sul lavoro, il recupero delle energie, la qualità del sonno, la concentrazione, la memoria, la tensione psichica, l'ansia, la cefalea, i disturbi della sfera sessuale ed emotiva. Abbiamo un corso di educazione al movimento, appunto proprio nell'ambito del programma medico rieducativo, e il corso di educazione al movimento mette in azione il corpo, implica non solo il movimento fisico ma anche quello psichico, e infatti il corso di educazione al movimento tende ad identificarsi nella cosiddetta ginnastica funzionale, ossia nella proposizione di un insieme di esercizi che utilizzando il divertimento formano appunto una struttura del movimento corporeo, gli schemi motori e quelli posturali. Appunto, un individuo raggiunge la piena funzionalità dei propri movimenti quando l'interazione tra impulso neurocerebrale, il movimento eseguito e spazio intorno a sé sono completamente integrati. Questo lo vediamo nella ginnastica, nella danza e nello stretching. E poi abbiamo tutta un'altra serie di attività di sostegno che in parte abbiamo già detto, vari gruppi di pittura, di teatro, e adesso stiamo facendo un corso per imparare l'utilizzo del computer e quant'altro, insomma. E poi, insomma, ci sono anche dei momenti ludici, per fortuna ogni tanto facciamo anche qualcosa di divertente, no? Rispetto a tutto quello. Quindi ci sono dei momenti, insomma, teatrali, dei momenti dei ritrovi, delle feste, dei banchetti, e insomma, per fortuna fanno parte anche questo dell'attività associativo, sì, anche la possibilità di condividere dei momenti più gioiosi, più divertenti, insomma, la condivisione anche di cose e l'integrazione interculturale. Non so se Luisa volevi spendere, questa è proprio l'ultima cosa. L'integrazione interculturale, che per noi è molto importante, in questo momento la stiamo cercando di realizzare, stiamo iniziando questo gruppo di rieducazione relazionale attraverso lo studio di usi, costumi e leggi appartenenti alla cultura italiana, supportato però dall'azione di interscambio con usi, costumi e leggi delle altre culture, completamento e arricchimento, cioè che ci sia sempre comunque l'interscambio, non che vi sia un'imposizione, cioè è giusto che comunque gli immigrati vengano a conoscenza di quelle che sono i nostri usi, le nostre leggi, questo è giusto perché poi siamo in Italia, quindi è giusto osservare queste leggi, però è anche giusto che vi sia uno scambio, una comparazione, un arricchimento reciproco. Gruppi di acquisizione di abilità, preparazione e uso del computer, il dottor Cari che ne parlava prima, partirà il 18 per esempio questo corso, un corso di base, e sarà aperto assolutamente a tutti, assolutamente gratuito.
apprendimento della lingua italiana ed interscambio linguistico, perché sarebbe molto bene che vi fosse anche questa possibilità di interscambiare, di crescere anche dal punto di vista linguistico, perché le altre lingue ci possono dare degli stimoli molto forti, acquisizione di abilità manuali a richiesta degli interessati, questo lo si fa volta per volta, insomma, e queste sono le attività in generale.